Benvenuti, benvenute a questo Open Day online di EcoPsiché, Scuola di Ecopsicologia. Sono Marcella Dannon, psicologa dal 2004. Conduco l'attività ormai con uno staff bello nutrito in questa scuola. C'è con me Luisa Picenni, che è con l'account dell'Associazione Internazionale di Ecopsicologia, che è l'angelo custode dei nuovi iscritti, che sta organizzando il convegno di IES, che sarà dal 20 al 24 settembre in Sardegna. IES sta per International Eco-Psychology Society. Vi racconterò qualche cosa di più dell'ecopsicologia quando iniziano ad arrivare un po' più di persone, ma nel frattempo potete vedere sullo sfondo Cascina la Fura, in Brianza, a Ello, in provincia di Lecco, che è dove da 8 anni le attività della scuola si tengono, e questo pomeriggio insieme a Luisa siamo passati lì perché Franco, l'apicoltore, lo scultore, l'artista, custode di questa cascina storica, compie oggi 77 anni. Allora lì Cos'è questo bicchiere? una sorpresa. Le attività in presenza sono in questa cascina, abbiamo anche un centro formazione in Sardegna, a Isarenas, in provincia di Lucano, e uno in Sicilia, in provincia di Catania, sulle pendici dell'Etna, e stanno nascendo tanti diversi fari, cioè ormai studenti che hanno terminato il loro percorso, hanno fatto la formazione formatori e in località dislocate d'Italia propongono i seminari di base. Quindi la scuola è in un momento di grande crescita. L'ecopsicologia viene insegnata anche all'Università della Valle d'Aosta, dal 2009 promuove progetti in ambito istituzionale e privato, sia nell'ambito dell'educazione che del forest bathing, che dei team building in ambito proprio anche aziendale. Le possibilità di applicazione dell'ecopsicologia sono tantissime, perché quello che mi piace far passare è che l'ecopsicologia, prima ancora di essere una pratica molto concreta di facilitazione della riconnessione con la natura, è una visione del mondo. È una visione del mondo, il termine tecnico è ecocentrica, che è contrapposta all'antropocentrica, cioè il mondo non è qui per noi, uniche creature interessanti e meritevoli della creazione, ma noi siamo parte integrante di questo complesso ricco, variegato, interconnesso pianeta di cui facciamo parte anche noi. Benvenuta Melissa, benvenuta Verlo e Bois. Abbiamo anche un faro in Valle d'Aosta. Quindi la formazione in ecopsicologia ha una componente più filosofica, arricchita delle visioni di tanti filosofi contemporanei: Edgar Morin, Fridtjof Capra, Theodore Herzl, Thomas Berry, che provengono da diversi campi della cultura, Leonardo Boff, però tutti convergono su una visione comune, e cioè che stiamo vivendo un momento molto particolare nella storia. Aspettate che finché chiacchiero lasciamo. Guardiamoci un po' meglio in faccia. Stiamo vivendo un mondo molto particolare nella storia della nostra evoluzione di esseri umani sul pianeta Terra, e è importantissimo promuovere consapevolezza, perché il potere che abbiamo è molto più vasto di quello che è la capacità di promuovere l'etica. In questo momento sto leggendo un libro di un teologo che proprio afferma questa importanza, Vito Mancuso, sicuramente ne avete sentito parlare, l'importanza di promuovere proprio l'insegnamento della dimensione etica
che in termini anche nostri vuol dire promuovere maggior consapevolezza, maggior presenza, maggior contatto con se stessi come presupposto per poter entrare in modo più autentico in contatto anche con gli altri. È per questo che in una formazione di ecopsicologia vedrete che c'è una componente di crescita personale, si è accompagnati proprio a un lavoro di crescita personale, di conoscenza di sé, di percorsi giocosi, perché questo è lo spirito, per affrontare la domanda chi sono io, per tenere aperta questa domanda famosa che Socrate, fin dai tempi storici, era incisa sul frontone del Tempio di Delfi. Non vi garantiamo risposte, ma vi garantiamo di aprirvi domande che poi vi accompagneranno anche oltre, perché alla domanda chi sono io non c'è una risposta univoca, perché anche noi siamo esseri in dispiegamento, come una pianta, come essere vivente quale siamo, come un essere organico che quindi attraversa diversi momenti. E nell'arco del tempo sviluppiamo anche diversi aspetti della nostra personalità, potenzialità di ciò che ci portiamo dietro. Questa è la componente psico dell'ecopsicologia. Ecopsicologia, come si intuisce dal termine, è l'incontro, la collaborazione, il dialogo tra due giovani scienze, perché sia psicologia che ecologia sono relativamente giovani, nascono alla fine dell'Ottocento, e scoprono, alla fine degli anni Ottanta, Berkeley, California, scoprono di potersi dare reciprocamente molto per poter ognuna delle due operare meglio nel suo ambito. Cioè, l'ecologia scopre che facendo fare un lavoro di crescita personale le è più facile capire e far capire che noi facciamo parte della Terra, cioè che la nostra identità è qualcosa di più ampio di quello che crediamo che sia. In modo che il desiderio di occuparsi con attenzione, con affetto del pianeta nasca non da un dovere, ma da un piacere, perché il momento in cui io riconosco che sono parte della Terra, spontaneamente sento il bisogno di adoperarmi per fare qualche cosa che sia utile e funzionale agli equilibri, come minimo, del posto in cui vivo. D'altra parte, gli psicologi scoprono che, così come gli psicologi per loro stessi, quelli psicologi che per loro stessi hanno scoperto che andando in natura stanno meglio, beh, si dicono: magari se porto i miei clienti, pazienti, utenti anche loro in natura, sarà più facile per loro affrontare un percorso proprio di introspezione. Se siete qui, immagino che già avete l'esperienza che un contatto diretto con la natura, e quanto più la natura è selvatica, quanto più è facile, è ricco questo contatto, vi permette degli spazi e dei tempi in cui è più facile ascoltarvi, in cui è più facile, benvenuto Khalid, in cui è più facile sentire quelle voci sottili che sussurrano dentro di noi, nel frastuono della vita quotidiana, a maggior ragione se viviamo in ambito prevalentemente urbano, e che in natura improvvisamente riusciamo a cogliere. Riusciamo a rielaborare vissuti, riusciamo a diventare più presenti alle emozioni, a scaricarle. C'è tutto un processo di pulizia, direi, di scarica a livello psicologico che di fatto ottiene un effetto rigenerante. Quindi, questo effetto benefico, che inizialmente è stato solo notato empiricamente, e tra l'altro non solo dall'ecopsicologia, perché negli stessi anni, inizio anni 90, in Giappone nasce quella che oggi si chiama medicina forestale, a partire da osservazioni fatte in ospedali. In Giappone ci sono molti ospedali all'interno di parchi, quindi con alberi belli, grandi. Ed è stato notato che i pazienti in convalescenza che passavano del tempo passeggiando in questi giardini, in questi parchi, guarivano prima degli altri. Nel frattempo si sommano queste considerazioni anche quelle della cosiddetta psicologia ambientale, che
che è una psicologia che già negli anni 70 si è accorta dell'effetto dell'ambiente naturale sull'essere umano e che è andata raccogliendo misurazioni, il livello di colesterolo nel sangue, il battito cardiaco, la frequenza del respiro. Quindi vanno addensandosi, vanno confluendo alla fine del secolo scorso studi, ricerche, misurazioni, visioni in cui ci si accorge che le connessioni tra l'ambiente naturale e il nostro equilibrio psicologico sono molto più intense e profonde di quello che si era mai potuto ipotizzare. L'ecopsicologia rispetto alla psicologia ambientale ha proprio il fatto che ha questa inversione di paradigma. Mentre la psicologia ambientale è molto antropocentrica e si occupa solo di scoprire cosa può fare bene a me della natura, in ecopsicologia ci si chiede cosa può fare bene a me della natura che mi aiuta a essere io un elemento che opero anche per il bene della natura. Questo apre un discorso molto ampio che si traduce poi nei filoni di specializzazione che vi portiamo nella scuola, perché i presupposti su cui lavoriamo sono quelli della terza e della quarta forza della psicologia, cioè del filone della psicologia umanistica e di quello della psicologia transpersonale, che partono dal presupposto che noi non nasciamo come tabula rasa, ma che ognuno di noi nasce già portando una ghianda, dice Hillman, allievo di Jung. Tutta la psicologia junghiana entra in toto nell'ecopsicologia perché ha questa visione aperta alla dimensione transpersonale. Transpersonale è il termine che nel mondo accademico si usa per parlare di quello che nel linguaggio quotidiano più ampio si intende come spirituale. La parola spirituale è delicata, cioè chi la legge come religione, chi la legge come setta, chi lo legge, per cui usare transpersonale è la parola proprio più attenta a fare riferimento transpersonale, ciò che va al di là del piccolo ego che io credo di essere. Non a caso vedrete che il primo seminario che noi portiamo si chiama proprio Da Ego a Eco. Ego è una dimensione molto importante in ecopsicologia. Diceva un filosofo negli anni 70, quando c'era tutta questa invasione di maestri indiani che parlavano di perdere l'ego, lui dice: prima di perdere l'ego bisogna averlo. Quindi noi lavoriamo molto per conoscere questo nostro ego, questa nostra personalità ricca, sfaccettata, perché quando la conosceremo potremo andare un passo oltre, che è proprio una spinta innata in noi come esseri umani, per dire ok, adesso che ho capito chi sono, cosa posso fare di bello con ciò che sono per qualche cosa che non serva solo a me. Questa spinta transpersonale, andare oltre solo il mio piccolo orticello, è una spinta connaturata alla natura umana, ancora poco riconosciuta negli ambiti ancora ortodossi, accademici. Viktor Frankl ci parla di repressione del sublime. Noi viviamo in una cultura che non prende in considerazione gli aspetti spirituali della persona, oppure li etichetta e li riduce a religione, appunto, setta, filone così, filone cosà. Mentre oggi in psicologia, appunto, in questa psicologia transpersonale, ma anche in Jung in Sogni, Ricordi e Riflessioni dice: col senno di poi, il 90% dei casi di cui io mi sono occupato erano risvegli spirituali non compresi. Transpersonale vuol dire che la mia identità è più ampia, ma tra il mio piccolo ego e la coscienza cosmica di cui ci parlano le mistiche di tutte le culture, c'è uno stato di coscienza più ampio che è quello dell'identità terrestre. Questo concetto di identità terrestre è il primo che ce ne parla in questo termine, è Edgar Morin, sociologo, immagino che lo conoscete, proprio per indicare questo senso di identità più ampia che si sta risvegliando in noi. Lui vede la metà piena del processo della globalizzazione, la metà piena del bicchiere del processo della globalizzazione, riconoscendo che
Ci stiamo educando a poco, grazie ai mezzi di comunicazione, grazie ai mezzi di trasporto, ancora di più grazie a internet che sta permettendo tutto questo viaggio di idee. Ci stiamo abituando all'idea che facciamo tutti parte di un pianeta di cui molte problematiche sono comunque interconnesse e ci riguardano tutti. Ormai un problema ambientale non riguarda più noi in Italia o quelli che sono nella foresta amazzonica. La riduzione degli alberi in foresta amazzonica va a impattare sulla quantità di ossigeno su tutto il pianeta. Quando c'è stato il problema di Chernobyl, noi in Italia non potevamo mangiare le verdure dei nostri orti, perché comunque i venti portavano ciò che era successo in tutto il pianeta. Quindi questo riconoscere che noi facciamo parte di una realtà unica, i cui processi organici, i cui processi vitali, i cui processi geologici, meteorologici riguardano tutto il pianeta, è una novità per una popolazione che fino a un secolo fa viveva ognuno nel suo paese, a malapena si sapeva cosa c'era nel paese vicino. Sapete che oggi noi ci stiamo avviando verso gli 8 miliardi di esseri umani sul pianeta, ma alla fine dell'Ottocento eravamo meno di 900.000. Quindi le sfide dell'ultimo secolo sono immense. Quindi ci troviamo a dover affrontare, avevo esordito proprio dicendo che l'ecopsicologia arriva promuovendo idee e pratiche utili in questo momento. Siamo in un momento in cui la crescita della consapevolezza, il risveglio della nostra identità terrestre sono fondamentali per la sopravvivenza stessa della nostra civilizzazione su questo pianeta. Stiamo vivendo una situazione molto drammatica dal punto di vista ecologico, ma non dobbiamo essere buonini e salvare la Terra, come molte campagne utilizzano. La Terra se la caverà. La Terra, chi di voi un attimo ha studiato geografia e sa della storia del pianeta, ci sono state diverse collusioni con meteoriti che hanno distrutto fino al 90% delle forme viventi sul pianeta. E la Terra si è ricreata nuove forme viventi. È la nostra cultura che è in pericolo. Hanno chiesto a Einstein come sarà la Terza Guerra Mondiale. E Einstein disse: la terza guerra mondiale non lo so, la quarta sarà con le clave. Quindi il nostro impegno è per salvare il meglio, perché ci sono molte cose molto belle in quella che è la storia dell'evoluzione dell'uomo. Comunque stiamo facendo un buon lavoro, ma potremmo farlo anche molto migliore il momento in cui comprendiamo che facciamo parte di una comunità, il momento in cui ritroviamo quei contributi che, incredibile ma vero, dobbiamo andarci a ricercare oggi nelle popolazioni native, che sono quelli che hanno mantenuto vivo la memoria della sorellanza e fratellanza con l'ambiente, che sanno come gestire ecosistemi in modo che siano davvero sostenibili, non quella sostenibilità farlocca che oggi viene promossa. Quindi l'ecopsicologia questo promuove, come risvegliare connessione con la natura, che a sua volta risveglia connessione con chi sono davvero, che a sua volta risveglia una diversa qualità di connessione con la natura, e questo lavoro funziona nelle due dimensioni, nelle due direzioni. Posso partire dal lavoro con la natura per arrivare a quello psicologico, posso partire da quello psicologico per arrivare al lavoro con la natura. È un percorso di pratiche molto ampie, eclettiche, che si arricchiscono delle competenze professionali con cui ogni ecotuner parte. Ecotuner è il nome, è la qualifica professionale di chi fa una formazione in ecopsicologia applicata, perché non è necessario essere psicologi per poter diventare dei promotori di facilitazione
riconnessione con la natura. Chiaramente chi è già psicologo potrà mettere in atto della tipologia di attività diverse di chi è guida di trekking e avrà conoscenze e competenze che altri non hanno. Quindi ognuno arricchirà il suo modo di lavorare. Io mi fermerei un attimo per chiedervi di scrivere che domande specifiche avete sulle attività della scuola e dopodiché ci guarderemo o che domande avete. Anche su quello che ho detto fino a qui, mi fermo proprio un attimo. Non siamo tantissimi, quindi se qualcuno vuole anche prendere un attimo la parola e aprire il microfono, è possibile, ci prendiamo qualche minuto. Dopodiché, nel frattempo, invito gli altri, invito chi vuole a fare domande specifiche. Cosa vi ha portato? Cosa volete sapere? Perché la scuola nasce nel 2004, quindi ormai abbiamo delle attività molto, molto variegate e complesse con due filoni formativi molto chiari, eco-tuning e green coaching, ma anche tantissime altre possibilità di fare assaggi singoli, ognuno costruendosi un percorso in base a quello di cui ha bisogno. Quindi prima di esplorare insieme il sito, se qualcuno ha una domanda specifica e vuole prendere il microfono, se no scrivete sulla chat e se no poi vado Domanda, direttamente. domanda. Ciao. Khalid. Con l'attestato, il diploma, quello che viene rilasciato alla fine di questo percorso, cosa si può andare a fare? Cioè, in che settori si può andare a applicare? Oltre a quello personale, sicuramente. Allora, i diplomi sono di due tipi. Partiamo da quello che è più facile da gestire. Quello più facile da gestire è il diploma di Green Coach, che è un Professional Life Coach. È un diploma, noi siamo un centro formativo riconosciuto da Association for Coaching, che è la seconda principale associazione di categoria britannica, ma che opera a livello internazionale. Il diploma ha un riconoscimento anche dell'International Eco-Psychology Society. Quindi questo permette a chi naturalmente fa tutto il lavoro necessario per sviluppare le sue competenze, per allenarsi, per promuoversi. Però perché ho detto che questo è più facile? Perché parlare di coaching oggi è più facile che parlare di eco-tuning, perché quella del coach è una figura professionale già riconosciuta. Tra l'altro, in cui ancora è facile muoversi perché rientra tra le professioni non regolamentate e quindi voi vi trovate che siete automaticamente in un registro privato. Sapete, non è un albo, perché non essendo regolamentato non c'è un albo istituzionale, però ci sono dei registri privati e la International Eco Psychology Society ha un registro privato in cui il Green Coach si può scegliere di iscriversi. Si può scegliere di iscriversi anche ad Association for Coaching e è comunque un biglietto da visita, un bollino blu. Per il diploma di eco-tuning, premetto che nella formazione in green coaching è inclusa anche tutta la formazione in eco-tuning, mentre il green coaching lavora sulla relazione one-to-one, la formazione in eco-tuning lavora sulla conduzione dei gruppi. Per appunto la facilitazione della riconnessione con la natura. Allora, il termine eco-tuner non è ancora molto noto, qui occorre più imprenditorialità, è un'ottima formazione per chi già ha un lavoro in ambito educativo, formativo, terapeutico, perché va ad arricchire competenze professionali. Ma c'è anche chi sceglie di fare l'eco-tuner di professione e quindi sceglie di promuoversi come attività di conduttore di gruppi, promuovendosi ad associazioni, a scuole, a realtà private. Magari è meno facile, ma qui ancora una volta è l'imprenditorialità che aiuta. E ci sono già diversi eco-tuner che lavorano nell'ambito delle associazioni di trekking, nell'ambito degli studi di psicologi, di naturopati, in ambito aziendale. Stiamo consolidando un gruppo di eco-tuner con competenze di formazione aziendale che si stanno proponendo con un cappello proprio unico.
Quindi le opportunità di lavoro sono notevoli, però vanno innestate su delle competenze personali e approccio autopromozionale notevoli. Non è proprio. Siamo ancora su un campo di pionieri. Grazie Khalid per la domanda. Ciao Silvia, benvenuta. Abbiamo con noi Silvia Mongili di Ecopsiche Sardegna. Ciao, ciao a tutti. Evviva, guarda Silvia, abbiamo appena fatto una piccola introduzione filosofica e adesso ho invitato le persone a scrivere delle domande specifiche in chat. E poi se qualcuno invece vuole, magari ancora una domanda, se qualcuno vuole prendere invece il microfono e fare una domanda Posso fare una aperta. domanda? Silvia, Possibile? sì. Salve. Allora, io ho finito ora la formazione come counselor e ho iniziato ora a lavorare come counselor, una formazione fatta con ASPIC. Volevo sapere, ho letto anche i tuoi libri, complimenti. volevo sapere invece per la formazione in eco counseling, qual è il percorso? Allora, guarda, proprio oggi ho ultimato tutti i riconoscimenti con Asso Counseling. La formazione in eco-tuning è riconosciuta da Asso Counseling come una specializzazione in eco-counseling. Vedrete che nel percorso avete due corsi opzionali che noi chiamiamo perle di vetro e a Counselor e Psychology io consiglio di scegliere quei due seminari che proprio sono specifici per il lavoro one-to-one. E poi è possibile eventualmente integrare ancora con le supervisioni, perché abbiamo anche delle supervisioni one-to-one. Quindi quello che la formazione di EcoTuning ti offre sulla base di una formazione di counseling, con quei piccoli aggiustamenti, è sufficiente per arricchire la tua attività professionale come eco-counselor e ti puoi chiamare eco-counselor, Ok, proprio quindi così il come lo percorso. psicologo può chiamarsi eco-psicologo. Perfetto, quindi il percorso che dovrei guardare nel sito è quello di Eco Tuning, Sì. Sì. cioè pari pari e così acquisisco il titolo di Eco Counselor. Grazie. Grazie a te. Allora, io inizio a mettere. Sì, qualche altra domanda a voce? Ci sarà magari il momento. Sì, adesso rispondo. Perfetto, la domanda. Così presento a chi non lo conosce, Cascina La Fura. Forse l'avevo detto prima di iniziare la registrazione, questa è la sede in Brianza, è una cascina storica e oggi è il compleanno di 77 anni di Franco, l'apicoltore che ha trasformato questo luogo in un'opera d'arte vivente. Quindi è una benedizione per noi. Da 8 anni vengono tenute qui i seminari esperienziali. Abbiamo anche una sede in Sardegna, nella pineta di Sarena, su una pineta di 700 ettari in riva al mare e in Sicilia con lavoro sulle pendici dell'Etna. Stanno nascendo diversi fari, abbiamo un faro in Lazio con i seminari a Calcata, un faro in Valle d'Aosta con i seminari in Val Savranche, un faro in Piemonte con i seminari in provincia di Asti, uno in Svizzera con i seminari a Origlio vicino a Lugano. E altri ne stanno nascendo. Quindi, da che cosa cominciare? Giustamente qualcuno chiede. Allora, qua sono sul sito, così il sito è facile, www.ecopsicologia.it. Parleremo del convegno, perché questa è un'opportunità eccezionale per avvicinarsi così all'ecopsicologia dal 20 al 24 settembre. Allora, la scuola italiana è riconosciuta dall'associazione internazionale, IES, la chiamiamo, International Ecopsychology Society, 24 nazioni aderenti, 9 scuole riconosciute, tutte fanno la stessa formazione, chiaramente con varianti, c'è cioè lo stesso impostazione con varianti poi di focus principale da paese a paese e questa sarà una 5 giorni sulle rive del Mediterraneo in un campeggio immerso tra i pini e ci sono sconti per iscrizione entro il 20 gennaio. Quindi se andate nell'home page di www.ecopsicologia.it, il primo link che trovate è questo. Il secondo link, qui sono le formazioni, lo vedremo dopo. Vado giù ai seminari singoli.
Quindi sì, questo era l'invito all'Open Day. Da Ego a Eco è il primo seminario. Lo chiamiamo, abbiamo quattro seminari di base che chiamiamo le sequoie. C'è tutto un gergo, è un mondo fatato, c'è tutto un gergo. Le sequoie sono i quattro seminari principali, così come le perle sono i corsi opzionali. Da Ego a Eco è un seminario di un giorno. La prossima edizione è il 21 gennaio. A Cascina La Furia, che avete visto in Brianza. Ci sarà una prossima edizione il 1º aprile a Roma, a Calcata, il 14 maggio in Svizzera, a giugno in Valle d'Aosta e il 25 marzo in Piemonte. Quindi e questo viene ripetuto più volte durante l'anno. È il modo più facile, più rapido, più economico, perché è solo una giornata di seminario, per assaggiare. Noi invitiamo tutti ad assaggiare, perché non è solo la quantità di informazioni che vi daremo, è la qualità di relazioni che vi faremo vivere. Si è creata una community ormai nutrita di persone in sintonia, perché questa parola ecopsicologia ha una sua magia e attrae comunque persone in sintonia, nascono collaborazioni, nascono brainstorming, nascono amicizie. Quindi è un'occasione molto interessante. Quindi basta fare clic sull'evento e questa è proprio la prima. Però è possibile anche iniziare dal seminario Io Tu, che sarà 25-26 febbraio in Brianza e 29-30 aprile in Val Savranche. Se vi iscrivete alla newsletter, per iscriversi alla newsletter basta scendere, scendere, scendere e andate qua, sì, alla newsletter, una volta al mese, venite aggiornati su tutte le novità. Ci sono anche dei corsi online per chi ha più comodità o piacere di fare delle formazioni online. Vedete che qui c'è proprio la possibilità di scegliere. Sono corsi online che fanno tutti parte delle diverse formazioni e se dopo aver fatto uno o più formazioni spicciole scegliete di passare al percorso intero, vi viene scontato quello più caro e gli altri vi vengono scontati al 50%, quindi è anche possibile iniziare proprio a poco e poi dire ok, faccio la formazione intera. Quindi, ancora una volta vi chiedo se ci sono domande, se no vado a presentarvi un attimino rapidamente le due formazioni. Luisa, avvisami tu se sulla chat c'è qualche altra domanda. Ok. Allora, andiamo. EcoTuning Training è proprio questa formazione per la conduzione di gruppo. Quindi trovate subito la locandina, ci sono già tutte le date del 2023, perché molti fanno anche altri percorsi, attività lavorative, quindi può essere utile sapere quali le date. La cosa interessante e peculiare di questa formazione è che è circolare. Quindi si può entrare in qualsiasi momento, non c'è sequenzialità tra i seminari, cioè posso fare prima la quarta sequoia, poi la terza, poi la seconda, poi la prima, quindi è molto flessibile. Il percorso può essere terminato in un anno e il percorso include, quando andate avanti, quattro seminari esperienziali, tre percorsi in e-learning, due laboratori pratici che sono di 2 weekend, quindi i seminari esperienziali sono 6 nell'arco dell'anno. Quindi in un anno può essere concluso, ma l'iscrizione vi rimane comunque valida 2 anni. Quindi potete prendervi tutto il tempo, in questi 2 anni potete rifare 2 volte i seminari, le sequoie, potete scegliere di farvele una volta in Sicilia, una volta in Sardegna, una volta in un altro faro. Ci sono i laboratori pratici sono un momento speciale perché sono quelli in cui voi vi mettete in pratica già sperimentandovi nel condurre qualche cosa. Quindi sono laboratori in cui l'arte di condurre
i gruppi non viene studiata in teoria, ma si va approfondendo con la pratica. Quindi le diverse sperimentazioni diventano la materia prima, a partire dalla quale si va a vedere insieme cosa funziona di più e perché, cosa funziona di meno e perché. Fa partire brainstorming da idee, perché voi potrete decidere di usare le pratiche di base che imparerete nella formazione, potrete decidere di inventarne di vostre. E questi laboratori sono l'occasione proprio per mettere in pratica quello che inventate. Quello che vi viene richiesto per la conclusione del percorso è una relazione di mezz'ora su un libro, una conferenza di mezz'ora su un libro, che diventa proprio un allenamento a tenere un intervento a un convegno, ecco perché vi chiediamo di fare molta attenzione ai tempi, e poi di realizzare un vostro seminario di ecotuning che condurrete con chi vorrete nel vostro ambito di lavoro, nel vostro ambito di amici, chiamando a raccolta persone della zona in cui voi vivete, su cui poi realizzerete un progetto, una documentazione anche fotografica, una raccolta di testimonianze, e lo presenterete in una delle supervisioni via webinar. Quindi le supervisioni via webinar sono i momenti in cui avete mezz'ora per presentare il vostro progetto e poi mano a mano che è pronto vi prenotate e lo presentate. Ok, questo è le due barre di vetro sono i due corsi opzionali, che possono diventare altri 2 giorni in presenza, che possono diventare dei corsi online, che possono diventare uno sconto su altri percorsi formativi. Per esempio abbiamo ecoformazione per chi vuole avviarsi a consolidare la professione di diventare un formatore, per chi vuole diventare un green trainer, per chi vuole prepararsi a condurre proprie attività di ecotuning col cappello di EcoPsiché, perché adesso ci stiamo espandendo anche offrendo agli ecotuner che hanno fatto la formazione in ecoformazione la possibilità di condurre le loro attività proprio come attività della scuola, che per esempio sono 5 perle, e potete scegliere di usare queste due per ridurre la quota del seminario. Il programma dettagliato lo trovate nella pagina, vedete proprio quali sono tutti i diversi seminari, quali le date, ci sono date anche in Sardegna, sono date Sardegna quest'anno no perché abbiamo il convegno, ma dall'anno prossimo sì, ci sono date in Sicilia. I trail learning, una serie di 7 webinar basata sullo stesso percorso che io porto all'Università della Valle d'Aosta insieme al professor Giuseppe Barbiero. ABCDE, che è proprio un manuale di ecotuning con filmati, con testi, con istruzioni per l'uso, con 20 schede di esercizi pratici, con tutte le istruzioni. E Pianeta Io. Pianeta Io è il fulcro della formazione in ecopsicologia, è quello che dicevamo nella prima metà del nostro incontro, è il percorso di crescita personale, dove io vengo accompagnato con la metafora del pianeta, perché ciò che io sono è vasto, complesso e multiforme quanto solo un pianeta può esprimere. Vengo accompagnato appunto a cercare, a pormi questa domanda: chi sono io? A conoscere diverse sfaccettature della mia personalità, i diversi abitanti del mio pianeta io, e a consolidare la consapevolezza di quello che è il mio signore del pianeta, la mia signora del pianeta, il mio centro di autocoscienza, il centro di volontà, il testimone, l'io, è quello che in tutte le vie di ricerca interiore viene proprio centro di gravità permanente per chi è un appassionato di Battiato. Perché questo è il cardine da cui io, essere umano, sviluppo consapevolezza, promuovo i lobi parafrontali, capacità di presenza, propriocezione, capacità di scelta, e la dimensione che viene chiamata mindfulness. In ecopsicologia parliamo di green mindfulness, visto che in natura
è possibile promuovere e facilitare lo sviluppo di questo stato di coscienza. Andiamo avanti, ci sono i laboratori, sono queste giornate in cui voi vi sperimentate, le supervisioni online, le perle di vetro, tantissime tutor che vi sostengono, che vi accompagnano, c'è un'academy, ve la faccio vedere, vediamo se sì, spero di avere già l'accesso, no, accedi. L'Academy è proprio il centro studi in cui voi entrate in un'aula. Scusate, questi sono i meandri interni, stiamo entrando dalla cantina. Questa è l'Academy e quando voi vi iscrivete a EcoTuning, ecco che vi trovate un'aula che riepiloga tutto. La storia, il programma di studi, chi sono le vostre tutor, come contattarle, gli e-learning, come entrare nei diversi learning, qual è la bibliografia, qual è la mappa, quali strumenti noi usiamo, la biblioteca di tutti i libri che dal 2010 sono stati presentati, quindi è un corso all'interno del corso, la biblioteca dei progetti finali, le registrazioni degli Elisir, le registrazioni di tutte le supervisioni. Le lanterne verdi sono corsi extra, sono incontri extra che non sono obbligatori con professionisti di altre scuole di IES e altre cose. Poi il riepilogo, cosa vi serve per terminare, il vostro libretto autogestito in cui vi segnate a che punto siete per non perdere le istruzioni per fare le relazioni. Quindi è veramente questa è stata una conquista, questa Academy è stato il lavoro di 2 anni, l'abbiamo finalizzato l'anno scorso e diventa utilissimo poi durante il percorso. Ecco, questo EcoTuning Training, molto rapidamente vi faccio vedere cosa ha in più Green Coaching, perché EcoTuning Training, Green Coaching è EcoTuning Training più 2 seminari di 3 giorni specifici di coaching. Questo invece ha un inizio, nel senso che si può iniziare anche prima, però la parte di Green Coaching inizia necessariamente con questo seminario di marzo, dove si riceve proprio l'ABC, dove vi viene affidata una tutor personale, dove vengono create le coppie di co-coaching, perché voi farete pratica tra compagni di viaggio, 5 incontri, con una coppia, poi viene cambiato, altri 5 incontri creando un'altra coppia. Poi abbiamo un gruppo WhatsApp, cercasi, offresi co-coach per chi vuole fare ulteriore formazione anche con coach che hanno già finito. E qua tra i requisiti finali è anche quella di realizzare un percorso di almeno 5 incontri con un cliente, un coach, lo chiamiamo esterno, che sa che siete in formazione e si presta a ricevere questa serie di incontri, di solito uno scambio gratuito, sempre col sostegno della vostra tutor. Vi potete sentire dopo ogni incontro, vedrete che avete strumenti, avete mappe, soprattutto avete un e-learning in più, la palestra di Green Coaching, oltre a tutti gli e-learning che abbiamo visto prima, che vi dà proprio strumenti concreti, quindi è un manuale pratico, teorico e pratico. Guardate, l'approccio è molto pratico di questa scuola. Io ho avuto la fortuna di poter fare il mio master universitario in una realtà statunitense che ha questo approccio molto pratico. Diciamo sempre che gli americani scoprono l'acqua calda, è vero, però la sanno mettere in tubature coi rubinetti, per cui diventa facilmente utilizzabile. Quindi voi uscite da questa scuola che sapete fare il lavoro per cui avete scelto di scrivere. Ecco, qua mi fermo ancora una volta per lasciare posto alle domande. Magari vi anticipo che
chi di voi è interessato a uno di questi percorsi, possiamo poi farci una chiacchierata di persona. Lasciate sulla chat semplicemente un messaggio dicendo sì, vorrei essere contattato o voglio che ci parliamo o voglio che ci scriviamo. E vi anticipo che chi di voi chiederà di avere più informazioni o sta prendendo in considerazione di fare la formazione in Green Coaching e Co-Tuning in questo Open Day, li manterremo fino alla fine di gennaio, quella che è stata la promozione che era stata fatta fino alla fine di dicembre. Quindi con uno sconto praticamente sulla quota che trovate online, uno sconto di 400 euro per EcoTuning e di 300 per Green Coaching. Serena. Sì, aspetta, e ora devo anche abbassarla, se no mi rimane lì. Marcella, io ho due domande. Allora, la prima, perché poi noi ci eravamo già sentite e qualcosa mi avevi già anticipato. Se non ricordo male, ci si può iscrivere, cioè uno fa la formazione in EcoTuning, ad esempio, e poi decide di fare l'upgrade, diciamo, oppure si iscrive direttamente al Green Coaching, giusto? Sì. Ho capito bene? Sì. Ok. E l'altra domanda è nuovi sciamanesimi. Nuovi sciamanesimi è una specializzazione, può essere... Nuovi sciamanesimi è momentaneamente in stand-by, momentaneamente, perché nuovi sciamanesimi è il percorso che è nato, creato, diretto, condotto, soprattutto da Bruno Gentili, che ci accompagna qui in Anima e Spirito, che è stato il cofondatore della scuola insieme a me, mio grande amore, mio maestro, mio amico, mio marito, che la vita ha chiamato altrove un anno fa. Quindi Nuovi Sciamanesimi è stato proprio il percorso che abbiamo creato insieme e io lo sto adesso ricompattando, ricostruendo, c'è molto materiale, ho anche degli audio, per cui lasciatemi un po' di tempo, però arriva. Ecco, comunque non è stato tolto, no. Questo mi interessa. Ecco, no, ecco. No, assolutamente. Perfetto, grazie. Grazie a te, Serena. Silvia, vuoi aggiungere qualcosa? Vediamo se arrivano altre domande, magari anche sul convegno. Sul convegno, sì, dai, perché tanto le altre cose hai detto praticamente tutto. Quindi le informazioni ci sono già, per cui davvero contattateci anche direttamente per avere tutte le informazioni. Allora, sul convegno invece, sì, sottolineo quello che stava dicendo Marcella, se qualcuno di voi è interessato a partecipare, ma soprattutto guardate davvero, andatevi a guardare il programma che è già bello ricco, mancano ancora naturalmente alcune parti che chiamiamo più di stile conviviale. Sarà una conferenza da vivere completamente in presenza residenziale, quindi abbiamo creato un pacchetto unico con conferenze, workshop, ci saranno due workshop al giorno che potrete seguire e vitto e alloggio, è tutto in un unico pacchetto. Naturalmente muoverci con tanto anticipo ci ha permesso di avere, diciamo, prezzi migliori proprio. Per cui se riusciste a iscrivervi entro il 20 gennaio potete usufruire dello sconto previsto, altrimenti più avanti sarà possibile iscriversi ma senza sconto fino a maggio. Perché comunque poi da maggio in poi dovremo assolutamente creare tutto il percorso nel dettaglio rispetto ai partecipanti. Ci aspettiamo un bel numero di partecipanti, saremo in grado di gestire fino a un massimo di 180-200 persone, per cui c'è anche da fare il discorso che chi prima si iscrive naturalmente
studente più opportunità avrà di partecipare. Saremo, come vi diceva Marcella, a Isarenas, che è la sede, diciamo, d'elezione di Ecopsiche Sardegna. Saremo in mezzo a una pinetta di 700 ettari, una pinetta in collina, dico io sempre, perché non è solo a livello del mare, quindi tra mare, spiaggia, pinetta. Per cui avremo l'opportunità di vivere naturalmente anche il nostro contatto con la natura su più dimensioni. E, scoprirete per chi, tanto mi sa che di Sardegna c'è, che dalla Sardegna c'è solo una persona, quindi scoprirete una porzione del territorio di Oristano molto, molto bella, molto... molto ricca dal punto di vista sia, sia del mare proprio, ma sia anche per quanto riguarda le tradizioni specifiche della Sardegna. Il convegno prende il nome di Su Sentitu, che è un nome in sardo che fa riferimento proprio alla... alla connessione profonda che possiamo avere attraverso i cinque sensi e oltre, visto che si parlava di nuovi sciamanesimi, questo insomma vi dà un po' il senso di questo. È, una, è un titolo che è venuto, che è nato dopo un'escursione, incursione in Sardegna, delle persone che fanno parte in senso forte di Ecopsiche dopo la visita ai luoghi sacri, magici della Sardegna. Se avete sentito parlare dei nuraghi, ecco, anche il logo che trovate del convegno nasce proprio dalla, a partire dalla forza, dalla potenza che passa questa costruzione che è il nuraghe. Niente, per cui stiamo già lavorando parecchio su questo, sull'organizzazione del convegno. Venite, noi vi aspettiamo, quindi vi aspettiamo davvero. Grazie, grazie, grazie. Risottolineo che Luisa, che vedete qua come eco-psychology, yes, Luisa, fai ciao così ti vedo. E poi lei che ogni iscritto, prima di tutto lei è anche nella segreteria del convegno ed è anche nella segreteria della scuola, quindi quando qualcuno si iscrive poi c'è di solito, per chi ne ha piacere, c'è un incontro con lei per essere proprio accompagnati in dettaglio punto per punto per vedere il programma. Io vi ho messo la mail a cui risponde Luisa, info@ecopsicologia.it. Vi ricordo che la promo la teniamo eccezionalmente solo per chi ha partecipato a questa Open Day o per chi ascolta la registrazione, quindi è nel tutto l'elenco delle mail che abbiamo, a cui abbiamo inviato l'invito, ve la teniamo valida entro il 31 gennaio. Quindi direi sì, che abbiamo raccontato un po' tutto. E grazie, grazie per la partecipazione. Siamo a disposizione per poi sentirvi uno per uno chi vuole domande di più. Esplorate il sito, guardate cosa vi attrae di più, potete anche scegliere singole attività, singoli seminari. Iscrivetevi alla newsletter se volete mantenere l'aggiornamento e non perdetevi l'occasione di questo convegno, perché è il nono convegno internazionale della IES ed è in Italia. Perché sì. Quegli scorsi sono stati in Spagna, in Uruguay, in Grecia. Alle Hawaii, adesso il prossimo sarà in Brasile, quindi insomma è un po' più a portata di mano, è una bella occasione. Quindi grazie, grazie, grazie della partecipazione, a risentirci, leggerci presto. Luminose giornate e verdi passi, come mi piace salutarci. Grazie ancora. Grazie mille. A presto. Un piacere. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Arrivederci. Arrivederci.